grande evento modellistico aperto al pubblico nel sud della Germania e ci si arriva dentro direttamente con il tram. Alla fermata, alla biglietteria automatica, in contanti o con carta di credito, si può acquistare il biglietto combinato per l'ingresso e per la libera circolazione giornaliera sui mezzi pubblici. Con soli 10 euro si possono visitare due eventi fieristici di tutto rispetto, l'Hobby Electronic e il Model Sudbaubahn, di cui proponiamo le immagini in questo documentario. La fiera riserva un intero padiglione al modellismo ferroviario, ma il treno è di richiamo anche negli altri spazi dedicati ai mezzi di movimentazione terra, alle navi e al modellismo statico. A farla da padrone è l'esposizione dei plastici modulari in scala N dell'associazione aderenti Allinga.net, di cui fa parte anche l'associazione italiana ASN Amici della Scala N. In uno spazio di oltre 1000 metri quadrati sono stati uniti i pannelli modulari italiani, tedeschi, spagnoli, francesi, inglesi, austriaci e perfino americani, per uno sviluppo complessivo di oltre 340 metri di moduli e ben 3500 metri di binari, contrariamente a quanto esposto. L'accuratezza dei particolari e la fluidità d'esercizio non hanno nulla da invidiare alla tanto blasonata scala H0. Alcune semplici regole costruttive consentono la creazione di impianti modulari implementabili a piacimento nel tempo. Se solo pochi anni fa era impensabile riunire in un unico spazio tanti plastici provenienti da più nazioni, oggi è una realtà, grazie all'apertura delle frontiere in Europa. È invece di internet che ha abbattuto le distanze e ha permesso ai modellisti di comunicare in tempo reale il merito della nascita di associazioni tra gli appassionati di più paesi, in Europa e nel mondo. Ecco il simbolo dello storico collegamento veloce tra gli Stati europei, l'Orient Express, uno degli emblemi del traffico merci internazionale moderno, la Taurus. E il TGV, fino a ieri padrone indiscusso dell'alta velocità europea, oggi condivisa con gli ICE tedeschi, grazie alle nuove linee AV tra Francia e Germania. Thank you.
così che hanno invaso tutte le nostre strade, le ritroviamo anche in questo singolare plastico modulare. Servono a instradare i convogli verso i moduli delle diverse nazioni. Questa mette in comunicazione il modulo francese con l'Europa e gli Stati Uniti d'America. A colpo d'occhio sembra piuttosto complicata, ma se osserviamo il treno ci rendiamo conto che non lo è. La 40.100, elegante e gloriosa locomotiva policorrente anni 60 delle ferrovie francesi, arriva in una stazione tedesca dove un Trans Europe Express VT601 attende in coincidenza. Vicino a una grande stazione non può mancare un grande deposito, con tanto di piattaforma girevole. I moduli ancora in costruzione esaltano l'aspetto progettuale. Poco oltre, in un modulo di ambientazione alpina, vediamo il transito di una RE481 SBB Cargo, con un lungo convoglio di carri cisterna. La modularità di InganNet prevede che i collegamenti fra i diversi moduli siano garantiti da due binari paralleli esterni, posti a 85 mm dal lato osservatore. Su questo modulo inglese, ambientato in una stazione tedesca, osserviamo in primo piano la linea che dà continuità ai moduli. In secondo piano, ad un livello inferiore, si sviluppa una trafficata stazione di provincia, con annesso un piccolo porticciolo fluviale. I dettagli di questi moduli sono sorprendenti. E chi ha detto che i moduli devono svilupparsi solo all'insù? Questo bel modulo tedesco è uno spaccato di fantasia della Valle del Reno.
Dietro a un paese fortificato ecco transitare una coppia di ALN 668 impegnate in un tour internazionale. Poco oltre c'è chi si distrae in maniera diversa. Ma Inganet non è solo modellismo, è momento di convivialità fra i partecipanti con specialità culinarie uniche. All'ora di pranzo ogni stand imbandisce la propria tavola e come in una sorta di self-service tutti gli accreditati possono servirsi. Prima di Inganet nasceva nel mondo lo Z Club International, associazione creata attraverso il tam-tam del catalogo Märklin. Da sempre poco in luce nel nostro paese se ne erano perse le tracce. Z Club non ha sposato la filosofia modulare, ma vuole solo riunire gli appassionati della scala Z. Vediamo una serie di pregevoli lavori, dai più piccoli ai più complessi, come la rampa nord del San Gottardo, purtroppo non funzionante. Via di mezzo tra la scala N e la scala H0, vediamo qui un piccolo impianto in scala TT. Thank you.
invece questo grosso impianto di ambientazione tedesca dalle forme inusuali e con un rapporto spazio-qualità molto alto. Il plastico è veritiero da molti punti di osservazione, realtà solitamente difficile incontrarsi. Come in un'immagine d'epoca, ecco una singolare ferrotranvia elettrica a scartamento ridotto per il trasporto dei carri a scartamento ordinario. Sì.
Thank you.